Controllare, se vi è capitato di recente di andare in aeroporto, vediamo se mi appare un'immagine che dovreste aver visto, perché chiunque passi in questo momento per gli aeroporti italiani vede questo volantino con scritto Proteggiti dalla dengue e poi consigli per i viaggiatori, previeni la puntura di zanzara, cosa fare prima di partire per un viaggio. Allora, siccome quando succedono cose di questo tipo e ci sono epidemie di questo tipo, noi l'abbiamo fatto già una volta, chiediamo a Paolo Calistri, che è responsabile del centro di referenza epidemiologica dell'ISZ di Teramo, benvenuto. Cos'è questo foglietto? Perché la dengue c'è? Dov'è? Cosa sta succedendo? Siamo preoccupatissimi. Allora, la dengue sì, in questo momento c'è un'epidemia di dengue, soprattutto in America Latina, con centinaia di migliaia di casi, anzi, si parla di quasi 5 milioni di casi sospetti, più 2-3 milioni di casi confermati. In paesi come Brasile, come Argentina, altri paesi del Centro America. E quindi il Ministero della Salute avverte i viaggiatori con questi volantini e con una serie di altre informazioni anche sul sito del Ministero della Salute per evitare, per ridurre il rischio che i viaggiatori possano contrarre questa malattia. Allora, noi vogliamo capire bene che cosa abbiamo di fronte, quali sono i rischi che corriamo, se li corriamo. Andiamo intanto a vedere il quadro della situazione. Sono fasi, uova, larve, pupe e anche tanti adulti. Attualmente ci sono 135.000 casi, anche qualcosa in più, con 117 morti. Quindi se diamo per assodato che Brasile e Argentina abbiano già dichiarato lo stato di epidemia, in rapporto alla popolazione, il nostro Perù è molto più colpito dello stesso Brasile. Questa tenda è stata essenziale per la popolazione, per il numero elevato di casi di dengue. Abbiamo visitato circa 300-350 pazienti al giorno. La popolazione è stata colpita dalla temperatura elevata, ma questa zanzara ha origini tropicali e subtropicali, quindi anche le forti piogge hanno favorito lo sviluppo di nuove specie. In azzurro, quello corrisponde all'ultimo periodo di tempo rilevato, mentre in rosa vediamo quello che corrisponde all'attuale anno. Tra il 70 e il 90% delle persone qui a Porto Rico hanno già contratto la dengue una volta. Dottor Calistri, un paio di numeri che appunto, senza fare allarmismo, però per capire, sono sembrati abbastanza significativi, cioè negli ultimi 6 mesi 270.000 casi e 120 decessi in Perù. Tant'è vero che se noi andiamo a dare un'occhiata ai titoli che raccontano quello che sta accadendo, uno che colpisce è l'allarme dengue in Francia, perché in Francia tra poco, insomma, in luglio ci saranno le Olimpiadi e quindi si dice che in Francia c'è un allarme dengue o comunque c'è paura perché con le Olimpiadi c'è uno scambio immenso, c'è un movimento immenso. Ancora una volta il movimento complica le cose. Sì, movimento delle persone. Il vettore principale che è l'Aedes aegypti, che è presente
in Sud America. Chi è il vettore? È una zanzara? Una zanzara, fatto, sì. Perché voi la chiamate vettore e noi umani invece sappiamo che è una, sì, zanzara. Sì, una zanzara. Non è presente in Italia, però è presente una sua cugina, diciamo così, abbastanza... che è in grado, seppur in maniera minore, di diffondere e di trasmettere la dengue, che è l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, quella che quella molti di cui ne ogni conoscono. Tanto si sente parlare, non si capisce se c'è, quanto c'è, invece c'è e c'è, c'è praticamente in tutta Italia, ed è quella fastidiosa che pizzica durante il giorno più volte, a differenza delle nostre, tra virgolette, vecchie zanzare di una volta che pungevano solo di notte. Cioè, avevamo almeno le zanzare tradizionali che pungevano di notte, invece ironia a parte... Se lei ci dovesse aiutare a capire cos'è la dengue, che sintomi dà e che cosa comporta, ce lo dica con chiarezza. Perché... Allora, la dengue è una malattia virale, quindi trasmessa appunto dalle zanzare. Nel 90% delle persone dà nulla o semplicemente un po' di febbre con un po' di dolori muscolari, quindi una forma simile influenzale, possiamo dire. In una percentuale più piccola, fra il 5 e l'1%, può dare però delle forme più gravi, anche delle forme emorragiche, e si parla appunto di dengue emorragica in quel caso. E in questi casi, se non le persone, soprattutto se sono o bambini o persone anziane, soprattutto in paesi dove il sistema sanitario è meno organizzato, si può andare incontro alla morte per queste forme emorragiche. Quindi sostanzialmente, di nuovo, sono ancora più a rischio rispetto alle situazioni peggiori le comunità, i luoghi con un sistema sanitario meno efficace nella risposta. Sì, e anche l'aspetto igienico, nel senso, sappiamo perfettamente che queste zanzare proliferano laddove c'è, a seguito di piogge, di acqua stagnante, quindi nei paesi dove sono fogne all'aperto, dove ci sono situazioni igieniche più precarie, è chiaro che lì trova tutte, ecco, le condizioni. In Italia come siamo messi per adesso coi numeri? Allora, in Italia quest'anno abbiamo 117 casi importati, quindi di viaggiatori che sono tornati, okay, e hanno preso la dengue nei paesi che hanno visitato. Quindi non abbiamo casi autoctoni. L'anno scorso abbiamo avuto invece, oltre ai casi importati, circa 280, abbiamo avuto 82 casi autoctoni, cioè che hanno contratto l'infezione in Italia. Abbiamo avuto due focolai fondamentalmente, uno nel nord in provincia di Lodi e uno in provincia di Roma, che alla fine sono stati, ecco, confinati. Allora, c'è uno spartiacque nel nostro racconto, no? Fino a prima del Covid queste cose le guardavamo, cercavamo di capirle, ma le tenevamo come dire, delle cose che succedevano, e vabbè, finché non ti colpiva non era un problema. Dopo il Covid siamo tutti molto più attenti ai fenomeni di questo tipo. Allora, c'è un modo per capire dove si sta sviluppando, quanto, cioè che cosa si può fare per capire cosa succederà? Allora, intanto devo dire che in Italia abbiamo un sistema di sorveglianza per le arbovirosi, cioè quindi per le malattie virali trasmesse da zanzare, tra cui appunto la dengue. Come si fa a sorvegliarle? È una sorveglianza integrata, direi che è quasi un esempio unico, sicuramente in Europa e per buona parte del mondo, in cui c'è la parte umana, quindi il servizio medico con l'Istituto Superiore di Sanità che coordina le attività, e la parte veterinaria con gli istituti zooprofilattici che lavorano insieme. E da una parte il rilievo precoce delle persone affette o con sintomatologia. Insomma, identificare subito chi ha una sintomatologia, sì, e in caso farla risalire a questo... C'è tutto un protocollo, vengono messi in quarantena le persone, almeno nel caso della dengue almeno 7 giorni, e vengono fatti tutta una serie di controlli entomologici. Se si va a cercare le zanzare attorno alle residenze delle persone che hanno affette da dengue, proprio per sincerarsi che non vi sia certo, stata una trasmissione delle zanzare, quindi non si sia creato un focolaio locale. E questa è un'attività, è utile dirlo, che non si fa solo d'estate, si fa tutto l'anno, proprio perché
con i cambiamenti climatici gli inverni sono sempre più miti e sempre più corti. Quindi anche quando in teoria non siamo nella stagione, nella piena stagione delle zanzare, però abbiamo sempre un rischio residuo per le temperature, per la presenza di questi vettori, eccetera. E invece, appunto, l'influenza del cambiamento climatico ce lo sta accennando, quindi è una di quelle cose dove vediamo le cose cambiare e succedere. Sì. Vediamo sulla mappa del mondo dove si sta espandendo, perché anche questo aiuta chi poi si deve muovere, chi capisce in quali aree deve fare un po' più attenzione. Ecco, la mappa ce l'abbiamo qui e vediamo in rosso le zone dove ci sono più di 100 casi e vedete che abbiamo proprio il sud degli Stati Uniti, l'America centrale, tutto il Brasile, l'Argentina. E l'area endemica classica è sempre stato il sud-est asiatico e parte dell'Africa subsahariana. Quello che ha colpito quest'anno è il numero di casi in America Latina, perché la presenza della dengue in America Latina c'è stata, periodicamente ci sono focolai, mi ricordo focolai di qualche anno fa a Cuba, però quest'anno veramente i numeri sono veramente impressionanti rispetto agli anni precedenti. Ecco, quando voi fate le mappe, appunto questo discorso sulle ecoregioni, come funziona esattamente? Allora, noi oggi abbiamo un aiuto in più. Quello dei satelliti. Abbiamo dati satellitari di tanti tipi. Ce li ha portati, credo, da vedere. Eccoli sì, qua. Che ci permettono di andare, diciamo, elaborando i diversi valori, i diversi sensori da satelliti, ci permette di elaborare delle mappe che vanno a definire delle aree favorevoli allo sviluppo di determinate malattie, allo sviluppo di determinati vettori. Questa, per esempio, è una elaborazione di quelle che noi chiamiamo ecoregioni, cioè regioni che hanno un'ecologia tale differente dalle altre. Alcune di queste ecoregioni sappiamo che possono, per le loro caratteristiche, sono più favorevoli allo sviluppo e all'abbondanza di vettori come le zanzare, per esempio. E quindi se noi sovrapponiamo quelle immagini lì che abbiamo visto ad altre zone del mondo, potremmo immaginare che lo sviluppo è analogo, cioè come le usate poi? Ci faccia capire. Allora, proprio il ragionamento dei cambiamenti climatici, pensare solo al nostro piccolo, tra virgolette, non si può più fare, non ci piacerebbe tanto, no, non ci piacerebbe nemmeno, però insomma non si può più fare. Come minimo quando si parla questo di questo... Questo è il Nord Africa, questo no? È il Nord Africa, perché sì. Come minimo quando si ragiona di questo tipo di malattie bisogna ragionare in termini continentali. Nel nostro caso il Mediterraneo è la nostra casa, anche ecologicamente parlando. E quindi lavoriamo anche in Nord Africa, dove esistono altre malattie, non la dengue, altre malattie trasmesse da zanzare, proprio per andare a costruire lo stesso sistema di previsione e di prevenzione in maniera da evitare che la casa mediterraneo possa essere, o quantomeno accorgersene il prima possibile e porre misure di controllo. Ho letto questa cosa del riappare in Italia anche la zanzara della malaria, questo mi ha fatto un po' impressione, perché dico, come, davvero stiamo col cambiamento climatico e tutto il resto ritornando al punto zero anche sulle cose che si credevano sconfitte? Sì, in realtà questa è l'ultima di rilievi dell'Anopheles, che sono il tipo di zanzare che trasmettono la malaria. No, io l'ascolto affascinata a conoscere le zanzare una per una, ma insomma, no. Eccole lì. In realtà, sporadicamente in altre zone d'Italia è stata trovata esemplari di Anopheles, però dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo i periodi di bonifica intensa delle paludi in Italia e l'utilizzo, ahimè, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche certo, del DDT, degli insetticidi, l'Anopheles è, non dico scomparsa, è comunque a livelli molto molto bassi. Però questo è un altro segnale del fatto
che... Tradotto, la dobbiamo considerare come una di passaggio per caso e quindi fa niente, l'abbiamo monitorato o sta succedendo qualcosa? No, sta succedendo. Il Mediterraneo in particolare, infatti questi rilievi sono nel nostro, più che altro lungo le coste nel sud Italia, il nostro Mediterraneo è esposto a... diciamo l'incursione di nuovi vettori e anche, ahimè, di nuove malattie trasmesse da loro.